Steiner non è mai stato teorico, ha sempre dimostrato di dire, ma poi di dimostrare il contrario. Parlava Paradosso, diciamo, dell'effetto eccessivo delle proteine, no? Sul Esatto. corpo umano, È eccessivo, troppa durante carne. conferenze dalla mattina alla sera, a pranzo ordinava la bistecca. Proprio per dire, signori, io le parlo in questo modo, però adesso mi mangio la bistecca. E quindi non prendete, criticava gli antroposofi, noi troviamo tutte dicendo assolutamente non c'è, non deve vigere questa rigidità. Quindi quelle sono proprio le prime frasi. La cosa ottimale sarebbe, come dire, l'azienda di San Benedetto, quella del 1600, dove accerchi, no? Poi domani magari ne parlerà un po' Domani Carlo saprai. Triarico, Il si problema sì, faceva, esatto. sì, a cerchi concentrici si Naturalmente. allevava tutto, dall'orto fino alle colture più esterne, ai seminativi e agli allevamenti e quant'altro. Oggi è diverso, oggi Diciamo quei frati che siamo di c'erano dietro da fronte ad parte. una cultura Appunto, i finanziaria. frati, Quello che malato. prega e lavora, ora te Però lavora. loro coltivavano l'orto, no, ma con rispetto, perché chiaro, Bravo, insomma, c'era tanto sempre lavoro. con rispetto, Quello che era con rispetto e con interessante amore. nello svolgersi di queste conferenze è che in realtà il concetto di organismo agricolo, che è rimasto nel divulgare di questi tempi, quindi da 10-15 anni a questa parte, in un certo tipo di considerazione, in realtà non è mai stato integrato con un ulteriore concetto che durante le conferenze si incomincia a capire, che è quello anche di individualità. L'individualità è stata interpretata anche questa volta, grazie ad una, diciamo così, schiera un po' più integerrima, diciamo, di persone, in modo un po' troppo talebano, un po' troppo fermo e rigido, e quindi si sono separati i due concetti. Esiste un organismo agricolo e poi esiste l'io, l'individualità che con il suo spirito, la sua capacità di essere emancipato dal cosmo, dal mondo e quant'altro, perché ha libertà di pensiero, dà una pulsione ulteriore. In realtà i due elementi sono fusi. Cioè l'organismo agricolo non sussiste nel momento in cui non c'è anche l'intervento dell'uomo, che con la sua individualità individualizza l'azienda e la libera da un certo tipo, da un certo punto di vista, da quelli che sono i meccanismi. Cioè l'uomo in realtà potrebbe, anche in una cultura specializzata, avere la possibilità di riportare degli equilibri, perché ha queste capacità. L'importante, e il corso di Coberlitz ha avuto questo di grande novità, è utilizzare degli strumenti attraverso cui l'uomo può operare, che sono appunto i preparati, e attraverso questi strumenti riportare un sistema, anche se specializzato, ad un suo equilibrio, ad un suo compimento, che non deve essere per forza quello dell'azienda a ciclo chiuso. Magari l'esame lo prendo dal vicino. Sì, che è più buono del Ad nostro. oggi il ciclo chiuso è più assimilabile ad una sinergia Una di comunità. aziende, no? Che non c'è ancora. Quindi anche lì precorriamo i tempi. Prima la volta. L'organismo è oggi soprattutto azienda fortemente tipicizzata dall'uomo che ci lavora dentro, che con grande volontà, con grande capacità di interpretazione cerca di risvegliare tutti i processi biodiversi che in un vigneto regolano l'equilibrio e che quindi portano poi ad una opera di prevenzione, di sanità e di qualità. Questo Sì, siamo stati. è No, va bene, va. l'idea Quello che posso fare. dell'organismo, Sì, siamo tutti policy. avanti. L'organismo, Io, domani, no, però per dirti, io che ho mio sarà ancora marito. qualcos'altro. Oggi Non fai questo è questo, nella io. cultura specializzata, ma si può fare tanto di buono proprio con questi strumenti. E poi ne parleremo poi Sì, io per pomeriggio. dirti, mio marito, che lui Povero, è infatti, quello che lavora in campagna, perché io gli lui faccio certi che discorsi. si dice, una Quindi volta, due, io ho imparato, voglio mia mamma fa comunque sapere la libera arbitrio, qualcosa del io la lascio discorso che libera, devo fare lì. Quindi lui è molto più insistere pratico di me. perché è giovane, mi dice, ancora potrei essere un ragazzo, Magari uno per tu, magari per dirci quello che ha aspetti, ognuno perché ha lui i è suoi molto passi, ognuno ha i naturale, suoi io tempi, certi altri, perché mi magari viene tra un anno se ne renderà conto, veramente poi perché guarda, dipende dall'uomo che gestisce il vigneto a andare più verso un senso che verso un altro. Ma lì, io
Luglio il comitato con mezzo ettaro. Grande, mitici. Abbiamo 14 ettari. 14 ettari. E avete anche queste mucche? Queste mucche a girare? A Verona. A Verona? Oh, io ti vengo a trovare. Posso? Sì, salutamelo anche suo fratello. E l'azienda è Corte Sant'Alda. Ci diamo del tu, va bene. Sì, va bene. E l'azienda Corte? Corte Sant'Alda, mi chiamo Marinella Camerani. Marinella Camerani, bravo. Bravo, non lo so, mi domando se sono brava o no. Sì, sì, però okay, avanti. E poi lui dice una roba e tu dici, ma cazzo, io devo farla o non devo farla, perché quando sei lì che devi decidere anche come trattare. Infatti nel convenzionale, capisci? L'idea del convenzionale è che hai degli schemi che ti aiutano a liberare dalle responsabilità. Sì, non sei, non decidi. Ecco perché, appunto, tu decidi. Come sai, vengano lì, sì, io ti darei questo, perché anche spingono a dare i prodottini. Come Michele quest'anno, ogni trattamento che abbiamo fatto, sceglievamo un tipo di rame diverso, quindi idrossido, ossicloruro, portiglia, e ogni volta una percentuale diversa. Io sull'utilizzo delle tre principali categorie di rame, però sono arrivato come approccio, ma secondo la stagione, ecco, tranquilla, ci sono noi dietro. Soffri di no, non ci devi pensare, è una credenza limitante anche questa. Compratevi i libri di PNL, avete mai sentito parlare di PNL? È una cosa bellissima, la scienza dell'eccellenza. Comprate un libro, si chiama Leader di te stesso, di Roberto Re, ti ricordi me? Roberto Re. Leader di te stesso, è un libro, è anche in Oscar Mondadori, che costa solo 7,50 euro, 7,90 euro. Così è come per... È uno spettacolo, quindi, guarda, io ho letto quel libro, poi anche secondo, ho fatto i suoi corsi, bellissimo. E si parlava anche appunto delle paure, sono cose mentali, anche magari fin da piccolo, quando sei stata piccola nell'infanzia, avrai avuto, ma si può bene riuscire a combattere tutto. Hai ragione. Stai ancora filmando? Ancora. Cioè, il secondo, che, guarda, i Nokia sono eccezionali, si può arrivare fino a un'ora, dopo un'ora, se si ferma, e ora si inizia. Ciao, Hale, how are you? Ciao. Cosa succede? Che quando tu già andarti, sì, ecco, hai capito, hai le tue sì, o trovi le condizioni per fare quello che devi fare quel tempo lì, non è che hai il tempo di farlo. Tu invece hai ferie, non lo so, perché perciò togli quello che trovi. Non hai fatto bene, ottimo. Fine per ora, ciao. Una volta che io mi metto un paio di stanze.